Siamo in questo castello in Piemonte, il nome del paese è Pralormo, dove la nostra famiglia vive da 400 anni. Le mie nonne erano tutte appassionate di ricamo, era proprio una dominante delle passioni che si aveva in quell'epoca. Non c'era più nessuno che facesse questo ricamo. Allora è stato come un campanello di allarme che mi ha spronato per far rinascere quest'arte decorativa. Si ha un ago con infilate sfumature di colori diversi. Prendi un colore, poi ne abbini un altro. In questo modo la persona che lo fa si sente un artista. Quando noi raccontiamo tutte le storie dei nostri antenati e una forte passione, un amore per quello che è stato, e quindi con passione in questi anni abbiamo sviluppato un percorso di tutela e conservazione di questo luogo molto amato.